Allora, ora vi faccio vedere quanto è fio il mio, ma ci sarà il 37% di batteria. L'ho fatto muovere. Io sono venuta, io sono stata bravissima a farmi un trucco stasera. Meglio, che fighi sti occhiali, comprati io a 2 euro, sono finti Ray-Ban. Vedevo sui 5 euro. E il trucco che mi sono fatta io stasera invece è da panico paura. Sono veramente brava. Brava Cami. Ne la faccio più. Abbiamo fatto salita e io ne la faccio più. Allora, tante di voi mi hanno detto, ora ve lo fotti anche dal mio uomo. Cami, ciao, ve l'avevo già detto questa frase. Cami, ciao, io ho 2 bimbi. O uno mi sembra. Mi racconti cosa fai? Cosa fate il sabato sera per rompere la routine della settimana? E io gli ho detto, prima ai tempi si andava a ballare, che tutta la settimana era svolta per quello. Ma qualunque cosa poi, è buona. Vabbè, allenarsi. Però ora fare qualche sport non si fa un cazzo fondamentalmente, perché il sabato non è che noi andiamo, ecco, vogliamo morire più, cioè so per perdere un polmone, e non è che andiamo a fare delle cose chissà che. Questi sono i nostri. Allora lui ora è voluto venire in città per forza, perché lui è come ragazzetti, gli garba fa le vasche in città, e ognuno le sua, no? A me mi garba sta a mangiare sul divano e a ingrassare. Poi mi do già la mano. Mentre a lui piace andare a fare un giro in città. Io odio andare a fare giro in città, però io lo amo tanto. E quindi mi tocca fare quello che vuole lui. Con questo ho chiuso. Naturalmente abbiamo portato dietro il bambino peloso. Perché mi va a bollare. Oh vai, se stavo bravo così, mi ha fatto più? Ne può. Ah, praticamente finora non avevo, sembrava che era acceso, invece era spento. Praticamente ora che il babbo non sta bene all'ospedale, lui non viene portato più come prima, cioè il babbo lo portava a bottega con sé tutti i giorni, tutto il giorno. Quindi lui ora non è più abituato a stare in casa. E quindi poverino gli viene crisi di esistenza, come verrebbe a chiunque. Poi in più c'è le cagne in caldo, la gatta e la baldaria in caldo, in tempo di un mese è stata in caldo 4 volte. Io ho sempre avuto i maschi, fatemi sapere se è possibile che un gatto vada in caldo 4 volte. E poi ieri ho beccato il mio cugino e l'altro, che era un botto, non vedevo per motivi, e fa i tatuaggi come me. Si è comprato una macchinetta, ora ne ha fatti un paio, ha detto è bravo, oggi bisognava andare a Firenze, anzi mo lo chiamo e domani lo faccio venire a tatuasse, a tatuacce, gli faccio fare uno semplice, e vediamo. Poi ce n'ho un botto da farmi. Come? Come? Sì. Guardate che figo è Moro. Io infatti non capisco com'è che lui sia nato biondo. Perché Moro sta da Dio. Tanto la fila si vede. Perché belli come noi, la mamma ne fa più. Allora, noi ci guardiamo con gli occhi dell'amore. Perché io ho un naso e fa provincia. Lui no, però lui è bello. No, che c'entra, però ho detto lui è bello nel senso di viso è perfetto, nel senso non ha. Perfetto nel senso non ha. Oh madonna! Queste ciglia della Wycon, se non le pulisco un po', nel senso che è perfetto, questa no? Questa sera qui non mi garba più. Bava. Sbeben, guarda che lacca. Vabbè, dai, se vediamo dopo non fai più di merda. Fare il video.
esattamente che siamo, no? Noi non è che siamo fortunati di più. Fatti conto, usciti di casa, sta gocciolando e poi uno non dovrebbe bestemmiare, cioè la cosa è praticamente impossibile non bestemmiare. Ah, c'è stata pure la frana Pescaia, lo sapevi? C'è stata? Una frana Pescaia? Ho letto sul giornale. Allora, niente, io vi volevo soltanto rendere partecipi di una nostra giratina a Siena e poi parliamoci chiaro e diciamo tutta la verità. Amo, sta piovendo. E diciamo tutta la verità che avevo questo trucco fantastico e non lo volevo sprecare, ecco, diciamolo. Visto che ho fatto soltanto un video, ne volevo fare due, ma naturalmente è voluto uscire e quindi niente. Comunque adesso gocciola e accidenta la puttana maiala Eva Troia. Praticamente stiamo andando a prelevare alla mia banca, che oramai qualsiasi persona vorrà rubarmi il coso perché ho detto il codice in diretta. Amo, c'è un cane, eh? E c'è un canino da caccia. Guarda bellino, guarda. Ciao, diglielo. Piano, bravo. E quindi dobbiamo andare a prelevare tipo lontanissimo perché siamo perché è di Siena ai telefoni e dobbiamo andare in Viale Cavour perché altrimenti stiamo prelevando sempre fuori dal mio benedetto, dalla mia benedetta. Piano, amo, però la mia banca purtroppo è la Lucca Pisa Livorno. E ce n'è soltanto uno in tutta Siena, quindi niente, sono costretta a prelevare dagli altri sportelli, ma prelevando dagli altri sportelli mi addebitano 2,50 euro, quei fottutissimi pezzi di merda. Ok, ora qui stanno spurgando, quindi noi è meglio se ci allontaniamo leggermente. C'ho una cazzo di ciglia. La mia ciglia bella. Lì. Niente. Pensavo che era ancora registrato, no. Ho scoperto che, vabbè, mettendo la pausa almeno poi non sto a editare il video. Comunque niente, vi volevo soltanto rendere partecipi della nostra passeggiata in città e del mio trucco meraviglioso, ribadisco, vabbè. Niente, ora a me mi ispirerebbe una crepe, qualsiasi cosa di cicciottoso, che mi renda cicciottosa praticamente. Sto diventando un bel budellino, sì. Poi oggi mi sono fatta pure il contouring e mi sono data, visto che non me lo do mai fin qua. Allora, ho scoperto, ora ci investono naturalmente, anzi questo già un bel chiocco a qualcuno l'ha dato, potevamo essere noi. Allora, questa cittina ci saluta. Allora, a parte stavo pensando di farmi investire da qualcuno per fare un po' di money. Di big money. Però il mio uomo me l'ha praticamente bocciata. Oh no, ma sono anche sul controllo, vedi? E che volevo dire? Un'altra alzata. Mi hanno detto che il negozio della Mulac, innanzitutto mi ha detto la lavi che dura fino... che dura fino a metà mese, cioè praticamente possiamo andarci solo fino a metà mese e poi non ho ben capito se ci vuole l'invito per entrare, cioè praticamente io se voglio andare al negozio a comprare qualcosa non è possibile questo. Ma perché cioè, sei vabbè, quello lo so, però ora voglio anche pomparmi un po' le labbra, però siccome sono 200 euro, dobbiamo un attimo aspettare. Io non ce la faccio più. Quindi se per favore qualcuno di voi sa questa cosa, cioè del perché fino a metà mese, fatemelo sapere. E poi basta. Fare pubblicità. Cosmo Prof. Ho capito fare pubblicità, ma se poi la gente ce la fa entrare a comprare. Ma poi scusa, che cazzo di senso apri un negozio fino a metà mese? Boh. Forse per vedere l'andamento? Ma dai, andrà benissimo sicuramente. Cioè, come l'hanno visto, dai, la Mulac oramai la comprano pure quelli, gli stranieri, no? Le inglesi,
l'americane. Che la mulat di... è italiana, l'ha fatta la Sindina, te l'ho detto, quella ragazza che fa video da una vita. E niente, babes, non ce la faccio più. Ah, comunque non ho più spazio perché c'ho l'altro video, quindi ciao. Abbiamo beccato l'acqua, cioè di merda. Sono andata finalmente a prendere l'autoabbronzante, ce l'ho fatta. Anche se però è di quelli... Oramai l'autoabbronzante, fino a che non è il periodo diverso, non le trovate. E poi ho trovato questo cosino della Lierac, che c'è lo sconto meno 30% su due prodotti, meno 20 su un prodotto, perché la Lierac a me non dispiace. Però volevo prendere il benedetto autoabbronzante da internet, da eBay, perché il Saint-Tropez mi viene 6 euro, spedizione gratuita, ed è quello in mousse che te lo dai dappertutto. Invece ora ho preso quello per il viso, è un tubettino piccolo e lo chiappi in tasca, perché poi nel resto del corpo non te lo puoi dare. E niente, mo metterò ste benedette 5 euro. Io vi farei vedere che tempo di merda che è. Ora io non per niente, no? Allora, mancava l'acqua, ci siamo lamentati che per il mio bambino sul mento non se ne va. Ah, comunque è uscita. Eccolo un canino pizzino, aveva paura, si è fermato. Oh, piano, Ugo, piano. Madonna. Oh, allora? Ma allora, tutte le volte. Sì. Dobbiamo brontolare di brutto, perché non è che se la gente si mette il cane in collo, lui si può attaccare al cane in collo. Cioè, a parte che era una femmina, tanto per cominciare. E poi cioè lui non si può, ma non gli fa niente, però non puoi montare addosso alla gente. No, fare... gli fa perché è in testa di cazzo. Sì, magari non gli fa niente nel senso che prima di fare qualcosa, però anche la persona, uno si spaventa e ti potrebbe pur far girare le palle, quindi lui così non lo deve fare, basta. Da quando sta con il mio babbo, giustamente, il mio babbo non lo brontola mai, vabbè, questa ciglia non capisco perché all'interno c'ha... sta cacchio di infoltitura, o me la sono messa all'incontrario, ma no, perché quell'altra è messa giusta. Vabbè, comunque mancava l'acqua, porca troia, e ora non manca, va tranquilla. Però dai, che palle, cioè uno un po' uscì di casa che piove come Cristo la manda, cioè. Vabbè, comunque il mio piercing si sta allargando tantissimo, ora devo mettere quello da 6 mm, da 0,6 mm. E niente, dai, ora andiamo alla PAM. Non so se ci beviamo un aperitivo, vediamo un attimo che ore si fa, e poi mio uomo torna a casa e io mi faccio venire a prendere dal mio cuginetto Pippo, che ha 18 anni e dovrei essere io. Pippo. E dovrei essere io che vado a prendere. Guarda il volante! Il volante che guardato! Cioè io ce l'avevo carino bianco, te lo ricordi? Ce l'avevo bianco. Però questo è molto più bello. E poi ai tempi la mia lanciona era tutta zebrata, era una figata. Dai Ugo. 3 minuti e 18. Allora, comunque basta, non vi dico più niente. Il trucco mi sta reggendo da paura. Se riesco stasera faccio un video, altrimenti no. Quindi vi mando un bacione, vi salutiamo, perché se prendiamo l'acqua, c'è gnocchi. Oh, c'è gnocchi. A parte non potete capire cosa non era questo cannolo, si è mangiato un cannolo siciliano. Qui Ugo, qua qua. Alla PAM c'è il coso dei gelati e c'è pure cannoli. Cioè cosa non sono questi cannoli siciliani fantastici. Allora qui sta piovendo e Ugo stiamo fumando qui fuori, praticamente alla porta. Vero Ghezio? Duvalle sto tempo. Ciao love. Allora, innanzitutto non vi ho potuto continuare il vlog di oggi perché avevo fatto due video, uno a casa, cioè uno a casa più i vlog, e non sono riuscita quindi ad attaccare, a farne altri perché non avevo più spazio nel telefono, perché le porcate le ho scaricate tutte. C'ho la Misha di nuovo in calore, guardatela. Chi si intende di gatti mi può dire se è normale che questa povera creatura santa vada in calore tipo 4 volte in un mese?
mi fate sapere se questa cosa è possibile oppure è lei che ha dei problemi, perché essendo in miniatura, essendo, no, davvero, essendo un gattino in miniatura, noi abbiamo pure pensato potrebbe essere un problema di ormoni. Allora, vi volevo far vedere, tipo, il trucco è ancora fiare tutto il giorno, a parte queste ciglia che mi hanno dato meno da qui all'attaccatura. E poi mi sono voluta mettere questo per farvelo vedere, perché, cioè, fa panico. Attenta, amore. Allora, questo è Trouble, Trouble is Makeup. È Trouble, ed è identico a quello che mi aspettavo, a differenza di quello dell'altra volta. L'ho preso da eBay a 1 euro, 1,20 euro, ad 1,20 euro, sì, ed è questo bellissimo verde bottino, come lo chiamo io. Qui da noi il bottino non è altro che gli scarichi Duchess che sono nella fogna, quello è il bottino e questo è color bottino, però è fantastico, mi piace tantissimo. E a parte un odore sublime, e sulle labbra sta molto bene. Io l'avevo preso l'altra volta un altro colore, era, non mi ricordo il nome, ma doveva essere un viola comunque scuro come questo, e invece poi è stato un rossiccio, una cosa del genere, e invece questo è perfetto, lo adoro, lo amo, mi piace un sacco. L'ho pagato veramente una minchiata, perché l'ho pagato veramente un euro e qualcosa. E vi volevo pure far vedere, c'ho da lavare i pennellozzi del trucco di oggi, e vi volevo far vedere la sua abbronzante che ho comprato oggi. Allora, la Leda ora la manderò a letto, perché anche lei non c'è, se stanca. Allora, ho preso quello della Nuxe, che è questo, che se non mi sbaglio ve l'avevo già fatto vedere a suo tempo, vi ricordate? L'avevo preso d'estate, mi sembra. È ottimo, però è soltanto per il viso, perché comunque vedete è piccolissimo. Amicia si fa le unghie, brava amore. E sì, quello è il graffia unghie che l'ha fatto mio babbo. E essendo per l'appunto soltanto piccolo in quel modo, è per il viso, e quindi, cioè, non lo posso assolutamente mettere in tutto il corpo, perché mi finisce subito. Adesso, amore, per l'appunto, no, amore mio, voglio vedere appunto di prendere quello che vi dicevo. Adesso lo devo prendere, e comunque devo riuscire a fare queste due benedette lampade, perché non c'è stato versi neanche oggi, non c'è mai versi di farsi queste benedette lampade. E niente, allora vi faccio 3-4 discorsini veloci, che poi mi vado a struccare e poi porto fuori e vado a letto. Allora, vi volevo parlare di una cosa che l'altra mattina poi vi ho accennato. Sì, ah, sì. Allora, io di solito apro questo, non so quanto casino lo faccia. Esagerazione. Mettiamo quest'altro. Allora, l'altra mattina vi ho detto, e avevo visto per caso, un Instagram di una ragazza che comunque mi segue, no? E questa ragazza, io la seguo perché comunque è una di queste tipette giovani, giovanissima, no? Però una di queste tipette giovani, e anche lei un po' molto scotterina, no? Che ci piace, questi fronzoli li odio. E fu così che il telefono andò in terra. E voi mi direte, ma certo fammi se mi metti così, ma... ok. E a parte che seguo tanta di quella gente che poi fondamentalmente non guardo, però, e niente, l'altra mattina per l'appunto apro Instagram e mi appare una sua cosa. Dico, ma io questa l'ho già vista. Allora, è piena, ora è piena di tatuaggi. Io tipo la seguo da un annetto, quindi tutto ciò si parla di qualche mese. In qualche mese si è riempita di tatuaggi,
e ha cominciato a fare delle foto abbastanza provocanti. Allora, le faceva già, però ora io non voglio entrare in particolare perché non voglio che lei si senta presa in causa. Assolutamente, lungi da me. Però è stato una cosa che appunto mi ha dato questo spunto per pensare a questa cosa. E quindi fa queste foto molto provocanti e si fa pagare, penso, anche per fare delle foto di un certo tipo. E allora io no, sono un po' di tempo che vedo anche altri Instagram, che ci sono un sacco di ragazze che comunque fanno, oramai fare la modella tatuata va tanto di moda, ce n'è tantissime di ragazze che fanno appunto queste foto nude o comunque sia delle foto in un certo modo. Allora, io ho fatto la modella, devo essere sincera, ho fatto quasi la maggior parte dei servizi che ho fatto sono foto di nudo, perché anche se venivi pagata erano almeno i primi che ho fatto, poi gli altri no, perché ho fatto anche quello per Suicide Girl, ma avevano preso, e poi vi parlo anche di questo. Erano quattro imbecilli, volevano vedere culo e tette, però ti pagavano. Le foto sono pure belle, io ce l'ho, me le ho mantenute e beh, basta. Poi volevo entrare a far parte di Suicide Girl, perché comunque entrando a far parte di Suicide Girl hai una visualità maggiore. Però il servizio di Suicide Girl cosa era? Un servizio di nudo spinto, perché comunque le suicide sono spinte, le foto di suicide erano spinte, quindi gambe aperte, insomma cose abbastanza spinte. Io l'ho fatta con un ragazzo, fra parentesi bravissimo, di Livorno, che mi aveva fatto anche il servizio che dovevano mettere su Tatto Italia, che anche lì però ho discussi col tipo perché voleva dei compromessi che io poi non ho accettato, e quindi da lì... E niente, praticamente questa, la maggior parte delle ragazze che poi vuole, ora l'ho vista adesso un'altra giovane, che anche lei è entrata a far parte dei Suicide Girl, perché fondamentalmente non devi essere bella per entrare a fare parte delle Suicide, devi soltanto fare delle foto spinte che poi ti porteranno a... E la cosa che io pensavo, no? Per carità, io ho messo qualche foto anche su Facebook, qualcosa qui su Instagram, no? Non so se vi ricordate che misi quella foto e poi mi bannarono perché non sapevo che andava tolto il seno. La mia era, scusate, a seno nudo. Io non sapevo che dovevo mettere delle stelline, dei cazzetti finti, insomma, sopra al seno. Io questo non lo sapevo. E quindi mi hanno bannato il primo profilo Instagram che feci. E niente. Quindi questa cosa... l'ho fatta pure io, nel senso, non è che non l'ho fatta, però io non avevo messo tutte queste foto di nudo. Sì, mettevo le mie foto, ma non tutte queste foto nude completamente, cioè, ma non perché non fossero belle, anzi, però mi sembra anche una cosa banale, nel senso, una donna non è bella solo nuda, non è bella solo provocatoria, anche perché questa ragazza che vi dicevo io è bella, ma sotto le foto ci sono quei commenti di quei quattro imbecilli, di quei quattro assatanati, e basta, cioè, e questo è un peccato, perché poi invece, cioè, di prendere, magari a lei gli interessa quello, ricevere determinati, per ricevere dei soldi, quindi va benissimo. Però ecco, vedo molto in giro questa cosa, e oramai queste ragazze fanno tutte queste foto e mettono appunto foto solo ed esclusivamente molto provocanti. Io ribadisco, io poi non sono entrata a far parte delle suicide perché non mi piaceva assolutamente, poi è un mestiere che non fa per me, bimbe. Mostrare tette e culo, e poi comunque discutevo con le persone che facevano le foto, perché erano sempre persone comunque un doppio fine c'era, quasi, non quasi sempre, ho trovato anche delle persone in gamba, però c'era il doppio fine, quindi andavo sempre a litigare con la gente, però è un lavoro redditizio, perché comunque per un servizio di nudo a me mi davano 50-60 euro i primissimi tempi, poi è aumentata anche a 100-150, ti pagano il biglietto, vai in giro per l'Italia, in giro per il mondo, cazzo vuoi di più dalla vita? Anche perché un servizio fotografico serio ti dura quanto? Un'ora e mezzo, non di più, un'ora, 40 minuti, non di più. E quindi niente,
È questo, ecco, poi per carità, siamo tutte belle, io ora che sono grassicchiata, c'ho un po' di cellulite, ma devo dire che ho un fisico invidiabile per l'età che ho, ragazze, ho 33 anni, non ho mai fatto un cazzo, mi sono sfasciata la vita e devo dire che per adesso il fisico mi regge fino a che non farà il delirio totale, però non mi posso lamentare. Però ecco, questa cosa di mettere sempre ed esclusivamente fuori soltanto la mercanzia è una cosa che a me sinceramente non lo so, ma per esempio c'è Rihanna, è bellissima, la Rihanna la conoscono tutti, è la Suicide che ha avuto un po' più di successo insieme ad un'altra, che comunque fanno sempre queste foto, anche quando sono a casa loro, sempre con le tette di fuori, si toccano le tette, si mettono, cioè capito? Si mettono in delle posizioni che sono porche e non ne vedo la motivazione, cioè sei talmente bella che puoi fare qualsiasi altra cosa, ma anche provocante, però simpatica, cioè, non lo so, via, probabilmente io questa cosa non la capisco perché io non sono mai stata una ragazza provocante, cioè nel senso, sì, mi posso mettere la gonna, ma anche perché, insomma, è stata una porca nemmeno a letto. Io ribadisco, lo sapete, queste sono cose nostre, ed Aline non vuole assolutamente che io parli delle nostre cose, però a me Aline mi ha fatto scoprire tante cose, io non ero così. Ho sempre preferito farmi una botta nel senso, una botta di, oh, che cazzo ne so, sbagliamoci, invece di, capito? Invece ragazze comunque quello ce l'hanno. Quindi, boh, che fedeo di bimbe, non lo so, ecco, ci sono rimasta un po' così, perché veramente poi si è pienata di tatuaggi, ormai vanno di moda, farsi i tatuaggi va di moda, farsi il tatuaggio va di moda, farsi la luna va di moda, farsi, tutto va di moda ormai, cioè, rifarsi le labbra, e sinceramente lo voglio fare anche io, di darmi una bella gonfiata al labbro di sopra, perché anche ora con questo lip fosse così, cioè lo vedi troppo di più ed è troppo figo, però non mi piace il mio naso, a questo punto non credo me lo rifarei, non mi piacciono le mie tette, non me le rifarei, cioè allora, ok, ci può stare che uno faccia una cosina per piacersi di più, no? Però oramai è diventato anche questa cosa del tatuaggio, sta cominciando a venirmi sulle palle. Nel senso che io ho sempre amato tantissimo i tatuaggi, lei da c'ha la tosse, è normale perché è mezza malata pure lei. Ho sempre amato i tatuaggi, però ultimamente mi sta venendo a noia questa cosa, perché è come se la gente oramai è tutta una moda. Ma io c'ho l'asma, io sto fumando tantissimo. La gente ormai lo fa per moda e sta cosa mi sta rompendo le palle. E per questo sto cercando di qualsiasi tatuaggio che mi faccio che abbia un significato e che comunque sia disegnato da me o ritoccato da me in tutti i modi. Perché io non voglio addosso robe, ce l'ho già due estetici e comunque i fiocchi sono estetici, quello dietro il culo è estetico, cioè il bad girl ha un suo significato, però comunque è un tatuaggio estetico. Quindi non che non siano belli i tatuaggi, però almeno con un cazzo di significato. E di solito chi ne fa tanti così, per esempio c'è quella ragazza che vi ho detto, Alessandra, è piena, lei lo dice, io ce n'ho tanti e sono estetici. Io questo non lo voglio, perché voglio che tutti i tatuaggi che ho addosso abbiano una ragione di esistere. Però, boh, vabbè, questa è anche un'idea mia. Comunque, ecco, ci sono rimasta un po' così, perché specialmente adesso su Instagram sto notando questa cosa tantissimo, ragazze giovanissime che comunque il loro profilo è soltanto tette e culo di fuori, a parte questa è pure fidanzata e Aline mi spaccherebbe la testa, cioè non per me, io gliel'ho anche detto l'altra volta, tempo indietro, gli dissi: guarda, ora siamo senza lavoro, fammi rifare la modella che raccattiamo un po' di soldi, no? Senza mettere le foto su internet. Però è lui, no, assolutamente lui è totalmente contro questa cosa. Anche se venisse con me, no. E quindi voglio dire, cioè, come, con quale criterio il fidanzato di Vesta gli fa mettere queste foto lì? Cioè, non sarai Emma. Io amo, ti spacco la testa, te la apro come una mela. Come una mela. E no, non esiste, cioè, assolutamente. Però ognuno è fatto a modo suo. Va bene, vi ho tenuto qui a cialdare un po', ora porto fuori Ughezio, Pancraziazio, Pancraziazio, Ughenezio, Francrezio, yeah, e poi me ne vado a letto. Quindi,
Quindi, io vi mando un grande bacio. Spero che questo bloghettino sì, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ciao.